Bentrovati amici di Mark & Off, in questo video parleremo di bagagli moto, ma prima, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale cliccando sulla scritta rossa iscriviti che trovate qua sotto al video. Passiamo ai bagagli. Prima di ogni uscita o viaggio che sia, ci sale il dubbio: cosa porto e come lo carico, come lo trasporto? Valigie, borsoni, borsa da serbatoio, zaino. Ognuno ha i suoi pro e i suoi contro e in questo video cercherò di illustrarveli al meglio. Ci sono certe situazioni in cui è impossibile scegliere. Ad esempio, se andiamo in coppia a Capo Nord, probabilmente avremo tutte le tipologie di bagagli di cui parlavamo poco fa caricate sulla moto. Ma nella stragrande maggioranza dei casi possiamo scegliere come caricare la moto ed è proprio lì che andremo a mirare. Vorrei iniziare con quello che per me è l'asset di base. Sì, perché ci sono delle cose che secondo me devono stare sempre sulla moto, anche se facciamo il giro del paese. Nel mio caso questi bagagli sono le borsette che stanno sui paramotori o sulle barre laterali, come volete chiamarle, in cui tengo qua dentro in una tutto l'antipioggia, due pezzi, giacca e pantalone, nell'altra tengo il rullo kit attrezzi che trovate recensito nel canale, vi lascio il link in descrizione, il kit di pronto soccorso e qualche elastico per legare i bagagli improvvisi. Poi l'altro portabagagli fisso è questo piccolo astuccio da manubrio dove tengo le utility, diciamo quelle cose a portata di mano, vale a dire il caricabatterie per telefono che dobbiamo attaccare, il telecomando del cancello, le chiavi del garage, un pacchetto di fazzoletti, un rotolino di nastro, quelle cose che vogliamo sempre avere a portata di mano, le tengo qua. E il terzo posto dove tengo le cose sempre in moto è il vano sottosella, che molti neanche considerano. Invece ci sono tanti piccoli spazi da poter sfruttare. Io ci tengo sempre fissa una camera d'aria di ricambio, le candele di ricambio e un voltmetro. Ecco, senza queste cose la mia moto non si muove dal garage. Passiamo ai bagagli grandi. La prima domanda da porci è: quali e quante cose devo portare per questo giro o per questo viaggio? E la cosa migliore da fare è farsi una bella lista i giorni prima, così da capire con anticipo con quali pesi e ingombri avremo a che fare. Sicuramente nella lista avremo inserito un sacco di cose in esubero, ma questo è un errore che con tempo ed esperienza riusciremo sicuramente ad evitare. Una volta capite le consistenze del nostro bagaglio, possiamo iniziare a ipotizzare come caricare i nostri bagagli. Pensiamo ad esempio se dobbiamo partire per un weekend in moto e con la tenda. Subito d'impatto possiamo pensare: avrò bisogno di tutte e tre le valigie. Potrebbe essere vero, ma anche no, in quanto quando si trasportano attrezzature ingombranti e con delle forme particolari, come potrebbe essere una tenda, un materassino, una brandina, queste cose qua, si ha più bisogno di un borsone morbido che si adatta meglio alle forme delle nostre attrezzature e andiamo ad occupare molto meglio lo spazio qua dentro con le attrezzature rispetto a una valigia rigida nella quale non riusciremo mai a sfruttare tutto lo spazio con queste attrezzature che hanno forme e dimensioni differenti. A questo punto quindi sarà più logico fare una scelta di un certo tipo, ad esempio portare un borsone e due valigie laterali o un borsone e un bauletto, anche se non amo questa disposizione e poi vedremo il perché. Oppure se si è in due e non si può sfruttare chiaramente il posto sulla sella, si possono scegliere dei borsoni a rullo da posizionare sopra le due valigie laterali dove andare a inserire sempre le attrezzature. Ecco quindi che andare ad utilizzare uno o più borsoni sopra la sella o sopra le valigie può semplificarci la vita, ma non sempre. Questo perché è vero che sono comodi per trasportare cose di forme svariate, però è anche vero che per tirar fuori i bagagli da questa tipologia di borsoni vanno aperti e estratto quasi tutto. Quindi le cose che stanno qua dentro non sono comodissime da tirar fuori in viaggio, proprio per questo si utilizzano di solito per attrezzature o materiale che andiamo ad usare una volta arrivati a destinazione. Di conseguenza le nostre valigie, soprattutto se con un'apertura superiore, parziale come questa o totale come quelle, maggior parte di quelle in alluminio, saranno molto più comode per trasportare le cose che dobbiamo avere più a portata di mano durante il viaggio.
Torniamo per un attimo all'opzione di cui abbiamo parlato prima, borsone più bauletto, che non amo molto. Questo perché, come molti motociclisti, non amo il bauletto. Vi chiederete il perché? Ve lo spiego subito. Il bauletto sposta il peso della moto molto in alto e molto indietro. Inoltre soffre molto il vento, creandoci quindi delle turbolenze molto fastidiose alla guida. Proprio per questo tengo il bauletto come ultimo bagaglio, come ultima scelta, quando tutti gli altri sono pieni e non ho altra scelta, al che aggiungo anche il bauletto, altrimenti lo lascio volentieri a casa. Le valigie laterali, al contrario, portano il peso dei bagagli più in basso e quindi vanno a dare un equilibrio molto differente alla moto, in molti casi anche migliorando l'assetto della moto stessa. Il borsone, invece, se posizionato a posto del bauletto, potrebbe dare gli stessi problemi del bauletto stesso. Quindi, se si è soli, è preferibile posizionarlo sopra la sella. Se si è in due, è meglio dividere il bagaglio in due borsoni e posizionarli sopra le valigie laterali. Mettiamo un attimo da parte i grandi bagagli e passiamo a quelli piccoli, ovvero ciò che ci basta per star fuori una giornata o mezza giornata. E questi sono la borsa a serbatoio, uno zaino o la borsa da sella. Se scegliamo questi bagagli, probabilmente le cose che dobbiamo portare non saranno molte, per cui conviene non sceglierli troppo grandi, ma piccini e comodi per la mezza giornata. Andiamo a descriverli nel dettaglio. La borsa da serbatoio è molto comoda, soprattutto se si fa mototurismo o si fanno dei giri stradali, in quanto ha sempre, quasi tutte, hanno la parte superiore trasparente, comoda per inserire una cartina o un navigatore o un cellulare per seguire una traccia. Ne esistono di impermeabili o la maggior parte di loro hanno una capottina impermeabile da aggiungere in caso di pioggia. Io personalmente le utilizzo per le uscite stradali, in quanto quando prevedo di percorsi in fuoristrada preferisco portare con me uno zaino che mi permette di avere una camelback e di bere quindi senza togliere il casco, inoltre, come già detto, di avere la zona serbatoio libera per le manovre di guida. Lo zaino è inoltre comodo per le uscite in cui prevediamo di fare una passeggiata, di visitare un paese ad esempio, perché portiamo dietro il nostro bagaglio senza dover stare a attaccare e staccare ogni volta la borsa da serbatoio ad esempio o la borsa da sella che sia. È anche vero che molte borse da serbatoio o borse da sella hanno una tracollina, ma non è paragonabile alla comodità di avere lo zaino in spalla. L'ultima tipologia infine sono le borse da sella. Non sono un abitué di questa tipologia, infatti non ne possiedo una. Sono borse molto utilizzate nelle moto sportive, infatti ne esistono di molte con forme aerodinamiche e il loro vantaggio principale è quello di lasciarci completamente liberi nei movimenti di guida, sia nel serbatoio che addosso come lo zaino. A questo punto abbiamo fatto una bella panoramica sui vari tipi di bagagli e sulla loro scelta, che possiamo riassumere fondamentalmente in tre passi. 1. Fare una lista delle cose da portare. 2. Scegliere i bagagli in base alla forma, alla quantità e al tipo di cose che dobbiamo portarci dietro. E 3. Tenere i pesi il più bassi possibile sulla moto. Sperando di esservi stato utile e esaustivo con questo video, vi chiedo se vi può interessare un video in cui parlare di cosa portare in viaggio e di come caricare le valigie, di come riempirle, diciamo. Fatemelo sapere nei commenti. Come al solito, se il video vi è piaciuto, lasciateci un like e scrivete nei commenti cosa ne pensate, se avete dubbi, consigli, chiarimenti, qualsiasi cosa, fatecelo sapere nei commenti. Grazie a tutti per l'attenzione, alla prossima, ciao!